Vai. Buon pomeriggio, benvenuti a tutte e tutti. Questo venerdì abbiamo con noi Mercedes Bo, che è la presidente della sezione genovese dell'AIED, AIED che tutti conosciamo, che ha recentemente compiuto 70 anni di vita, 70 anni intrecciati con le cose, profonde trasformazioni della società italiana, protagonista di tante lotte e battaglie per i diritti civili. Cominciare dalla contraccezione, il divorzio, l'aborto, diritto di famiglia, chi più ne ha più ne metta. E niente, tutte cose acquisite che ora ci sembrano normali, ma sono costati anni di lotte e battaglie. Cominciare dalla contraccezione, che è incredibile che fosse illegale, cioè non, va bene. E niente, c'è talmente tante cose da dire che passo la parola a Mercedes, che a sua volta ha intrecciato la sua vita con l'attività dell'AIED. E è stata protagonista che lei di tante lotte e battaglie. Grazie Vera, grazie di avermi invitato. Bravo. Allora, come vi diceva Vera, io sono da un bel po' di anni la presidente dell'AIA di Genova, sono stata anche la vicepresidente dell'AIA nazionale. Diciamo che la mia vita è molto intrecciata con quella dell'associazione perché l'AIA da Genova l'abbiamo aperta nel 71 quando io avevo 23 anni. Ecco. Per cui diciamo che la mia vita è abbastanza cioè, è stata dedicata all'AIA dal punto di vista del lavoro. L'AIA ha compiuto, come vi diceva Vera, 70 anni l'anno scorso, nel 2023. Per l'occasione abbiamo fatto un filmato che spero poi in un futuro di farvi vedere. È un docufilm che racconta la storia dell'AIED intrecciata alla storia delle donne in Italia. E direi che questo è un po' il tema che svolgerò questo pomeriggio. Se quando siete stufi me lo dite, ma comunque sono sintetica. Quando è nata l'AIED nel 73? Nel 71, nel, scusate, nel, nel 53, la situazione dell'Italia era ancora molto retrograda. Diciamo che uscivamo da 20 anni di fascismo, che il codice Rocco era un codice molto antiquato, in cui, per esempio, la contraccezione era considerata un delitto per la sanità della stirpe, per cui veniva perseguitata. Quando è nata l'AIED, non è nata dalle donne. L'AIED non è un'associazione di donne. Chi l'ha fondata sono stati Luigi De Marchi e Guido Tassinari, rispettivamente a Milano e a Genova e a Roma. Sono state persone intellettuali di vario genere, come Adriano Buzzato Traverso, che era un famosissimo genetista. C'è stato Dino Origlia tra i fondatori, c'è stato tra i sostenitori Gaetano Salvemini. Diciamo che è nata da un gruppo di intellettuali che, vedendo la situazione, con un boom delle nascite spropositato, dopo la guerra. Famiglie che non avevano i soldi per mantenere i bambini e donne che non avevano altro strumento per non fare figli che non desideravano, se non quello di abortire, hanno pensato, di cominciare una battaglia, per legalizzare la contraccezione. I primi anni, cioè dal 53 al 71, sono stati anni di clandestinità per l'AIED. Nel senso che ha questo strano nome, Associazione Italiana per l'Educazione Demografica, perché non poteva avere nel suo nome il controllo delle nascite, perché altrimenti sarebbero arrivati i carabinieri, come peraltro sono arrivati numerose volte nei vari consultori che l'AIED apriva più o meno clandestinamente. A un certo punto, dopo che era stato arrestato il segretario dell'AIED Luigi De Marchi, la Corte Costituzionale ha praticamente
preso in mano la situazione e ha abolito l'articolo 553 del codice penale e da quel momento l'AIED è diventata legale. L'AIED ha cominciato la sua attività, questo ve lo dico perché è una curiosità, con i soldi dati da Adriano Olivetti. Adriano Olivetti era un imprenditore illuminato che ha fondato l'Olivetti ad Ivrea e che ha finanziato le prime attività dell'AIED. La nuora di Adriano Olivetti era una delle fondatrici dell'AIED. Quando è stata legalizzata la contraccezione, l'AIED ha potuto lavorare a cielo aperto e quindi ha aperto numerosi consultori in Italia. Sono arrivati ad essere più di 30, adesso sono 19. E in questi consultori ha cominciato a fare contraccezione. La pillola era usata negli Stati Uniti, per esempio, da molti più anni, quasi 10. In Italia però nessuno sapeva bene come fosse, si poteva comprare, ma si comprava solo con la dicitura nel bugiardino di regolarizzatore del ciclo, non si poteva mettere che era anticoncezionale. Invece dopo il 71 questo è stato fatto, le prime spirali che sono state messe a Roma sono state messe dall'AIED a pazienti che l'AIED mandava all'ambasciata americana, ecco, perché non si trovavano. Noi abbiamo comprato per un po' di tempo le spirali in Slovenia o in Svizzera, ecco, perché in Italia non c'erano. I consultori sono stati immediatamente frequentati molto, le sezioni sono cresciute enormemente. Io vi posso parlare dall'esperienza di Genova. I primi tempi abbiamo aperto nello studio privato di Rugiati, che era un ginecologo che aveva aperto l'AIED con me, e due volte alla settimana cambiavamo la targa fuori e scrivevamo AIED, perché non avevamo i soldi per aprire un consultorio solo AIED. Ma nel giro di un anno e mezzo, due, siamo stati già in grado di avere una sede nostra e di cercare più medici di quelli che avevamo all'inizio, perché c'era solo Rugiati, e in pochissimi anni abbiamo avuto una crescita veramente strepitosa. Diciamo che all'inizio abbiamo avuto prevalentemente donne giovani, le studentesse che uscivano dal 68 e si erano in qualche modo liberate. Avevano enormemente bisogno di usare contraccettivi e i medici privati allora erano ancora abbastanza ignoranti sulla contraccezione. Avevamo fatto un'indagine durante un convegno che c'era stato a Genova sulla contraccezione, organizzato da Pescetto della clinica ostetrica, e dal questionario era venuto fuori che veramente l'ignoranza dei medici ginecologi di allora sulla contraccezione era veramente tanta. Naturalmente, quando abbiamo aperto, cioè dal 71 fino al 78, ci siamo trovati in una situazione drammatica per quanto riguardava le richieste di interruzione di gravidanza, perché le donne venivano a chiederci come fare quando ormai era tardi per la contraccezione. E noi non avevamo nessun strumento fino a che Adele Faccio non ha aperto a Milano il CISA. Il CISA era un centro privato, era un'associazione privata che applicava il metodo Karman. Andavano prevalentemente nelle case delle donne e sempre clandestinamente facevano le interruzioni di gravidanza. Anche qui a Genova è stato aperto il CISA, prevalentemente da gruppi radicali, da un gruppo radicale, per noi è stata una risorsa. Mandavamo già le donne a Milano, che poi prima organizzavano i viaggi per Londra, poi hanno cominciato a farli loro, poi Adele Faccio ed Emma Bonino sono state arrestate. Insomma, c'è stato che l'aborto fosse diventato un problema che le donne avevano bisogno che fosse risolto legalmente è stato evidente da subito. Quando hanno aperto il CISA qui, con questo metodo Karman, che è un metodo di aspirazione che si può fare senza anestesia,
abbiamo avuto per un attimo un dubbio, con Ruggiati dicevamo, ma ci possiamo fidare di mandare le donne ad interrompere una gravidanza così sulla cucina di casa con persone che non sono medici? Allora Ruggiati, che era un tipo coraggioso, ha detto vado, è andato, ha assistito a due o tre interruzioni di gravidanza e ha detto sì, sono bravissimi, c'è da fidarsi. E quindi abbiamo lavorato così fino al 78. Ecco. Naturalmente facevamo una cosa che non era legale, ma devo dire che qui non abbiamo mai avuto problemi. Devo dire anche che c'era stato negli anni 50 un altro tentativo di aprire l'AIED a Genova da parte di un tale professore Rede, che era anche una persona molto conosciuta, e che questo tentativo non era riuscito perché c'erano state tali rimostranze da parte della curia che non si sono sentiti di aprire un centro che non era legale, perché la contraccezione allora non era legale. Un'altra cosa che ha fatto l'AIED, molto importante, ancora prima della legalizzazione della pillola, è stata un'inchiesta nei quartieri, nelle borgate romane. Maria Luisa Zardini, che era la moglie di De Marchi, andava con altre assistenti dell'AIED in questi quartieri, che erano quartieri molto poveri, dove le donne raccontavano di avere fatto tre aborti per ogni figlio nato vivo, e distribuivano quello che allora era l'unica cosa che si trovava, che erano gli spermicidi chimici, che tanto sicuri non erano, ovviamente. Questa inchiesta, che è stata raccolta poi in un libro che si chiama Inumane Vite, era una risposta all'enciclica papale che si chiamava invece Umane Vite, che mi pare avesse fatto Paolo VI. C'erano stati molti movimenti all'interno della Chiesa, non tutti erano d'accordo sul vietare la contraccezione, ma alla fine ha prevalso un'opinione più dogmatica e nell'Umane Vite si è detto che l'aborto e la contraccezione non andavano bene. Dunque, quello che volevo dirvi è che ho detto che l'AIED non è un'associazione nata come un'associazione femminile, ed è vero, però l'AIED ha partecipato a tutte le battaglie che negli anni 70 hanno portato ad una vera e propria rivoluzione. Vi voglio leggere le leggi che sono state promulgate in quegli anni, perché ce lo siamo dimenticate, ma sono talmente tante che devo dire nel giro di 12 anni praticamente è stato stravolto tutto un mondo. Fino ad allora i partiti erano molto restii, anche il Partito Comunista, a sposare battaglie come quella del divorzio, che è stata subito dopo quella della contraccezione la cosa più impattante, perché secondo me avevano sempre sottovalutato l'apertura mentale e i bisogni che c'erano nella popolazione. Si aveva paura di andare troppo avanti, di non essere seguiti, mentre invece quando c'è stato l'aborto, la legge sul divorzio e il successivo referendum, si è capito che le donne italiane, i cittadini italiani erano molto più avanti di quello che i politici pensavano. Allora, per farvi un minimo elenco, abbiamo avuto nel 1970 la legge sul divorzio, che è stata poi confermata da un referendum nel 74. Nel 1978 la legge 194 per l'aborto, con un referendum che c'è stato nell'80, che è stato vinto col 63% di no all'abrogazione della legge, per cui è una percentuale altissima. Nel 75 c'è stata la legge di istituzione dei consultori familiari, la legge 405, che ha consentito l'apertura di consultori in tutta Italia, che devo dire nei primi anni hanno funzionato moltissimo e hanno veramente risolto tante situazioni. Adesso sono stati politicamente abbandonati, per cui funzionano molto meno bene, purtroppo.
Poi c'è stata la legge Basaglia, l'abolizione dei manicomi, nel 1978. C'è stata ancora nel 1982 la legge che ha legalizzato la possibilità di cambiare sesso, quella sulla transizione di genere, che poi è stata ancora ulteriormente rivista nel 2011. Poi c'è stato il diritto di famiglia. Il nuovo diritto di famiglia è stata una cosa rivoluzionaria perché intanto ha stabilito che i coniugi erano paritari, ciascuno aveva gli stessi poteri. E poi ha salvaguardato le donne anche dal punto di vista economico. Questa è una cosa importante perché con le leggi precedenti, praticamente se anche una donna aveva delle disponibilità economiche personali, queste disponibilità le gestiva il marito. Le donne non la dote cosiddetta era gestita dal marito, le donne non avevano nessun tipo di indipendenza. E questa è una cosa, secondo me, fondamentale. Poi abbiamo avuto la legge sulla violenza nel 96, che ha anche quella rivoluzionato molto le cose, perché la violenza sessuale è passata da un delitto contro la morale ad essere un delitto contro la persona, e questo ha cambiato di molto le cose. Poi ancora abbiamo avuto nel 2009 la legge sul. Ah no, nel 2009 la legge sullo stalking, che è stata una cosa anche importante perché spesso la violenza sessuale viene preceduta da questo martellamento indesiderato di attenzioni oppure di minacce, che spesso poi finiscono per portare a una vera e propria violenza fisica. E poi abbiamo avuto nel 2016 la legge sulle unioni civili, che è stata anche quella una grossa conquista, perché è una legge che non è stata fatta solo per gli omosessuali, è stata fatta anche per le coppie etero, però stabilisce delle regole riguardo alla convivenza e la possibilità per gli omosessuali di sposarsi. E questa, secondo me, è un'altra grossissima conquista. Allora, con tutte queste conquiste che sono state fatte negli anni 70, e dobbiamo chiederci perché, io non sono una storica, spero che ci sia qualcuno che lo ha, però in effetti nel giro di 10 anni abbiamo avuto una serie di leggi che hanno letteralmente cambiato, secondo me, la nostra società. E perché c'è stato questo? C'è stato questo probabilmente perché sulla scia del 68 sono nati moltissimi gruppi, le donne hanno deciso che non facevano più gli angeli del ciclostile, come venivano chiamate, ma hanno cominciato a fare politica per conto loro. Sono nati numerosi gruppi di autocoscienza in cui si parlava dei problemi prossimi, propri, ma con lo slogan il privato è pubblico. Ecco, e questa, le lotte delle donne hanno veramente segnato, dato anche la possibilità ai partiti di capire meglio la situazione e di intervenire. Le manifestazioni delle donne a Roma, a Milano, in tutte le grandi città, anche a Genova, hanno sicuramente influito e spinto la politica ad intervenire. Per esempio, riguardo all'interruzione di gravidanza. Tutto questo era nato dai radicali, bisogna dirlo, perché non ci fossero state delle donne come Adele Faccio e Emma Bonino, che in tempi in cui era ancora pericoloso si sono spese e sono anche andate in carcere per questo e hanno aiutato le donne ad abortire dal 70 al 78, probabilmente non si sarebbe smossa la situazione con questa velocità. Perché ci domandiamo poi perché? Ecco, un'altra ragione può essere quella che in qualche modo i partiti anche della sinistra hanno capito meglio che bisognava andare incontro alle esigenze delle donne e della popolazione in generale. Io penso che abbia influito anche il terrorismo di quegli anni. Ecco. Una forma di insicurezza politica dei partiti che hanno deciso che qualcosa dovevano dare.
E questo può essere una ragione. Da quel momento in poi, cosa è successo? È successo che in realtà molte cose erano già state fatte e non si è più andata avanti, però la situazione delle donne è chiaramente molto migliorata. Quali sono i problemi delle donne adesso? Dal punto di vista dell'interruzione di gravidanza, quantomeno al nord la cosa è risolta perché la 194 viene applicata, il fatto di poter usare la pillola abortiva sicuramente ha facilitato le cose anche per contrastare l'obiezione di coscienza, perché i pochi medici non obiettori con la pillola del giorno dopo, con la pillola abortiva, riescono ad accogliere più donne perché è meno gravoso, non c'è la sala operatoria, non c'è l'anestesia, sì, non c'è l'anestesia e riescono ad organizzarsi meglio. Dal punto di vista del lavoro, secondo me, perché penso che la possibilità di scegliere come e quando avere figli e la possibilità di essere indipendenti economicamente è a tutt'oggi la cosa fondamentale per tutte le donne. Se non puoi controllare la tua fertilità e non puoi renderti autonoma economicamente, non sei libera. Dal punto di vista del lavoro, secondo me, le cose sono ancora molto pesanti. Leggevo l'altro giorno che ormai le donne sono più laureate degli uomini, ma quando devono trovare un lavoro, perché sono più brave, perché vincono i concorsi, soprattutto nel pubblico. Ma quando cercano lavoro, è ancora facile che la cosa sia più difficile che per gli uomini e che molte donne siano ancora costrette, soprattutto quando fanno figli, a lasciare il lavoro. Direi che in questi anni, mentre in molte cose siamo progrediti, dal punto di vista invece degli aiuti per la maternità, di cui tutti si riempiono la bocca, soprattutto i partiti della destra, non si sono fatti grandi passi avanti. Abbiamo ancora asili nido solo per un numero ristretto di coppie. Non esistono asili aziendali, anche se adesso sono proibite, so che ancora vengono fatte firmare nelle aziende private le dimissioni in bianco, perché le aziende trovano molto pesante dover concedere alle donne il congedo per la gravidanza. Mi risulta ancora ultimamente che quando le aziende sono costrette a sostituire una persona che è in maternità, molto spesso quando questa persona rientra dopo il periodo consentito dalla legge, si trovano scavalcate da altre persone. Per cui, quando adesso c'è una forma di sincope, quello che non ho mai capito è questa colpevolizzazione delle donne riguardo al problema della natalità. Se io devo vedere com'è cambiata l'attività dell'AIED da quando abbiamo cominciato ad oggi, devo dire che all'inizio, quando abbiamo cominciato e per molti anni, il problema è stato quello di consentire alle donne di fare solo i figli che volevano. Adesso ci troviamo con donne che vorrebbero avere più figli e non si possono consentire di farlo. Non possono farlo, non possono farlo per ragioni economiche, non possono farlo perché hanno investito moltissimo nello studio e quindi vogliono avere i risultati che si sono prefisse. E quando finalmente trovano una stabilità di lavoro, spesso sono passati tanti anni e, come tutti sappiamo, dai 20 anni in poi la fertilità diminuisce. Per cui ci troviamo con ragazze che si trovano a poter pensare a una gravidanza quando cominciano ad avere 35, 36, 37 anni, e lo dimostra
il grandissimo numero di fecondazioni assistite che vengono fatte in questo paese, perché non arrivate al momento in cui lo desiderano, non riescono più a farlo. Ecco, questa è una cosa, secondo me, su cui la politica dovrebbe intervenire, e mi fanno veramente arrabbiare quando imputano la scarsità di nascite, che ormai sono meno delle morti in questo paese, con tutti i problemi che ne derivano dal punto di vista pensionistico e da mille altri, e imputano questo fatto a un egoismo delle donne che sono diventate eduniste e che non vogliono più avere persone di cui curarsi. Ecco, a parte il fatto che secondo me una può essere assolutamente donna senza desiderare di avere figli, perché il desiderio di maternità è una cosa assolutamente personale e secondo me insindacabile. Ecco, comunque ci sono sufficienti ragioni sociali per rendere difficilissimo per le donne affrontare una gravidanza oggi. Tra l'altro, secondo me, questo problema della denatalità sarà per lunghi anni, sempre che si risolva, sarà una cosa molto lunga, perché comunque il desiderio di maternità di solito si esaurisce con due figli. Perché la popolazione aumenti, bisogna che almeno il 35% delle donne fertili faccia più di tre figli. E questo mi sembra una cosa... Ecco. D'altra parte sappiamo che in tutte le campagne che sono state fatte per la fertilità, per esempio quella che ha fatto Mussolini, che dava premi alle donne che facevano, le mamme d'Italia che facevano tanti figli e le incentivava in tutto il mondo, in tutti i modi, non hanno mai avuto grandissimi risultati. Gli unici che hanno avuto dei risultati per incrementare la natalità sono stati la Francia e i paesi scandinavi, perché il sostegno alla maternità in questi paesi è molto forte. In Francia danno un assegno, ma non un assegno come il bonus bebè di 100 euro, danno un sostegno economico alle famiglie da quando nasce il bambino a quando si laurea. Ecco, e questo devo dire che ha avuto risultati, perché secondo me poi non è vero che le donne al giorno d'oggi non vogliono più figli e non vogliono più dedicarsi alla cura. Ecco. Volevo dirvi ancora qualche cosa. Vabbè, no, volevo dirvi quello che invece, oltre al lavoro e al problema del poter fare figli quando lo si desiderano, la cosa che in questi momenti ci sta inquietando di più è l'aumento dei femminicidi. È un aumento. Io sinceramente non sono riuscita mai a trovare dati riferiti agli anni precedenti al 2000. Ecco, un po' perché non venivano distinti gli omicidi di donne dai femminicidi, nel senso che veniva fatto un calderone e non c'era ancora questa attenzione, per cui è difficilissimo trovare dati. Non so se sia una nostra percezione, perché adesso tutti se ne occupano, tutti ne parlano, la stampa è piena di queste notizie, anche in un modo veramente un po' improprio, secondo me, ecco. Oppure c'è stato veramente un aumento. Però è sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo. Praticamente ogni 3 giorni una donna viene uccisa da persone che le sono affini, cioè o dai mariti o dai fidanzati. O comunque da persone conosciute. E questa sicuramente è una cosa che ci deve preoccupare. In questo momento non direi che butta tanto bene per le donne, perché delle guerre sono sempre le prime le donne a fare le spese. E se pensiamo a quello che sta succedendo a Gaza, è quello che è successo nei kibbutz, o ai ragazzi che peraltro manifestavano per la pace in Israele.
con delle cose che non oso neanche raccontare, delle cose d'arancia meccanica, direi, per definirle. Ecco, questo supera ogni. Sinceramente non l'avevamo immaginato, cioè che poi le donne morissero nelle guerre per i bombardamenti lo si sapeva, ecco, ma una cosa così è veramente incredibile. E per quanto riguarda gli omicidi di donne qui da noi, io mi sono chiesta se è vero che c'è stato un aumento, da cosa può dipendere? Perché in realtà gli uomini che le donne si fossero in qualche modo liberate e avessero conquistato una loro indipendenza, che poi è il rifiuto di ammettere che le donne sono indipendenti a portare ai femminicidi. Ecco, questo denota da parte degli uomini una gravissima fragilità, nel senso che non sono capaci ad accettare i rifiuti. E da cosa dipende questa fragilità? Che secondo me è cresciuta. Ecco, io non so se siano cresciuti molto i femminicidi, più o meno. 600 donne in 4 anni, ammazzate in Italia. Sono dei dati veramente impressionanti. Però gli uomini avrebbero dovuto imparare in questi anni a confrontarsi con le nuove esigenze delle donne. Mi domando se abbia influito in questo aumento anche la crisi economica che ha in qualche modo resi più insicuri gli uomini. Sono meno, insicuri, sono più sicuri, meno sicuri del loro ruolo in famiglia. Spesso hanno perso posizioni di lavoro o sono disoccupati o comunque si vedono scavalcati. Io avevo sempre pensato che l'omicidio della Cicchettin ha impressionato tutti, e secondo me gran parte dell'impressione particolare che ha destato questo omicidio è stata quella che abbiamo sempre in qualche modo pensato che arrivare al femminicidio fosse ancora un retaggio di una cultura superata che gli uomini avevano, mentre invece l'idea che un ragazzo coetaneo, per invidia, gelosia e incapacità di accettare un abbandono, a pochi anni, a 23, 24 anni, quanti ne avevano, arrivi ad uccidere la sua fidanzata, è una cosa che ci ha colpito molto. E allora penso che non possiamo più attribuire le morti di donne a una mentalità retrograda dei maschi. Ecco, penso che purtroppo ci siano ragioni altre e che bisogna in qualche modo intervenire. Leggevo oggi che si sta cercando, cioè già da tempo si cerca di, attraverso i centri di non violenza, di curare gli uomini violenti prima che arrivino a dei gesti estremi. Quanto possa servire lo stesso psicologo che ha aperto un centro qui che si occupa anche di quello, che è Arturo Sica, diceva che non hanno la certezza che questo tipo di terapia possa servire. Purtroppo le passioni violente sono difficili da curare. E questo tutti gli psichiatri e gli psicologi lo dicono. Cosa facciamo noi adesso? Questo è un po' il quadro della situazione delle donne oggi. Direi che l'AIED continua a funzionare molto bene. Facciamo tante visite, abbiamo molte difficoltà per quanto riguarda i ginecologi e i medici in generale, perché per uno strano calcolo statistico sbagliato, nel nostro paese non hanno capito che col numero chiuso all'università saremmo arrivati ad un punto in cui non ci sarebbero stati medici sufficienti. Questo è un mistero. Ecco, è veramente un mistero. Per cui l'ASL sta cercando medici da tutte le parti, sta assumendo medici in pensione, riassumendo medici in pensione. Per cui per un'associazione come la nostra è molto difficile trovare medici adesso, mentre prima avevamo la coda di dottoresse.
Adesso tutte le dottoresse giovani che abbiamo avuto ci sono state rubate dalla ASL dopo 3, 4, 5 mesi che lavoravano da noi. E allora abbiamo cominciato a rilavorare con i pensionati. Ecco, ecco. Però direi che l'attività medica, per così dire, del consultorio ha un trend normale. Mentre invece è una cosa che ci fa pensare è che dopo il Covid abbiamo avuto una richiesta di assistenza psicologica esponenziale. Noi abbiamo solo due studi dedicati alla psicoterapia, ma e perciò più che tanti colloqui non possiamo fare, ma siamo passati da 200 colloqui medi al mese a farne più di 300. E abbiamo dovuto prendere psicologi che si occupino di adolescenti, perché gli adolescenti chiedono sempre più aiuto, o le famiglie degli ragazzi adolescenti chiedono sempre più aiuto perché non riescono più a gestire il rapporto con i figli. E questo devo dire che sicuramente è stato acuito dal Covid. cosa posso dire? Io ho sempre pensato che un consultorio come l'AIAD dovesse essere un posto aperto. Accedere ai consultori pubblici è sempre difficile. Ci vuole l'appuntamento, bisogna prenotarsi online. Ecco, l'AIAD è un posto in cui chiunque, in qualsiasi momento, può arrivare e trovare una persona con cui parla. E l'altra cosa che spero di essere riuscita a mantenere in questi anni è il fatto di essere un servizio laico, per cui non si discutono le scelte delle persone, si aiutano a scegliere nel modo migliore, a portare avanti la loro scelta nel modo migliore, ma nessuno penso sia stato colpevolizzato mai, per esempio per le scelte di interruzione di gravidanza. Però volevo chiudere con una buona notizia. Avrete letto sui giornali l'unica buona notizia di questi ultimi tempi, che la Francia ha deciso di inserire il diritto di aborto nella Costituzione. Questa è una cosa che in Italia vedo molto lontana, ecco, con la situazione politica che abbiamo, però ha aperto una strada, e Emma Bonino ha detto una cosa molto giusta, che secondo me forse sarebbe l'unica via da seguire, cioè che bisognerebbe che fosse l'Europa a prendere questa decisione e a dare una direttiva agli Stati membri. Ecco, questo sarebbe veramente un cambiamento, perché come ci dimostra quello che ci sta succedendo attorno, i diritti non sono mai acquisiti una volta per sempre. Ecco, ora mi sembra difficile, la Meloni aveva promesso in campagna elettorale che non avrebbe toccato la 194, però sentiamo fare dei discorsi un po' strani in giro. E quello che mi terrorizza è che Trump ha dichiarato in campagna elettorale che se vincerà le elezioni, come purtroppo è probabile, vieterà l'aborto in tutti gli Stati Uniti. Per ora ci sono stati solo alcuni stati che l'hanno vietato, ma rimaneva la possibilità in qualche modo di spostarsi. Io non so, non ho un'esperienza pratica di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Però ecco, io spero solo che questa cosa gli porti male, ecco, e che le donne americane capiscano che una delle tante ragioni per non votare Trump è quella di non mettere a rischio il diritto di aborto, perché c'è un equivoco che ci portiamo avanti ancora adesso, che è quello che l'aborto legale significhi incentivare la denatalità. Ecco, questo è un equivoco assoluto, perché vietare o limitare l'aborto legale significa aumentare enormemente l'aborto clandestino. Certo. Quindi tornare a riaprire tanto un commercio privato di arricchimento sulla pelle delle donne, e soprattutto rimettere le donne a rischio di vita e in una situazione psicologica veramente pesante. Parlavamo con Vera prima di questo film, che non so se avete visto l'anno scorso, che raccontava
è preso da un libro della Arnault, racconta la storia di una ragazza francese negli anni 60 con l'aborto ancora illegale ed è veramente un film toccante. Non vorrei che ritornassimo a questo. Grazie. Sì, no, volevo solo dire. Quanti abbondisti, però poi quando si tratta di soldi, allora te lo fanno la botta a pagamento. No, volevo solo dire che questa cosa clamorosa della Francia che l'ha messa in Costituzione è paradossale in un paese come la Francia, che aiuta tantissimo. Io che ci vado spesso, ho lì una cosa, un monolocale, uno studio, lo sperimento, perché proprio veramente io l'ho affittato per una vita a studenti universitari che erano pagati completamente, era una cosa sicurissima perché l'affitto veniva pagato dallo Stato. Quindi è vero che da quando nascono a quando si laureano, certo, le famiglie sono aiutate, sollevate, ma in modo considerevole. Ma considerevole, per non parlare degli asili nido, delle scuole materne, tutte le cose per i bambini, per l'infanzia, difatti li giri e vedi famiglie con 3, 4, 5 bambini, cosa che da noi non è possibile perché non c'è lo Stato che c'è dietro. Seconda cosa, volevo dire ancora una, sulla faccenda della... dei femminicidi, avevo letto che l'AIED ha sottoscritto un appello per l'introduzione in tutte le scuole di ogni ordine e grado dell'educazione affettiva, come si dice? Sì. È giusto? È giusto, non vi avevo parlato di questa nostra attività che invece direi che è fondamentale. Noi siamo tra le 19 sezioni dell'AIED in Italia, quella che ha più adolescenti. Siamo arrivati ad avere al di sotto di ragazze al di sotto dei 20 anni più del 25% del totale delle nostre utenti, delle nostre socie. E questo è un dato strano in qualche modo, perché invece i dati nazionali dicono che le ragazze frequentano sempre meno i consultori. Da questo punto di vista è stata incisiva l'uso della pillola del giorno dopo. Perché la pillola del giorno dopo si può comprare, anche le minorenni giustamente la possono comprare senza ricetta, quindi non vanno più ai consultori. E dato che mettere insieme sessualità e razionalità è sempre difficile, soprattutto per le donne giovani, dicono, insomma, non vado più al consultorio a prendere la pillola, intanto semmai uso la pillola del giorno dopo. Ecco. Il che... Non è esattamente quello che bisognerebbe fare dal punto di vista della salute, anche perché proprio ultimamente è arrivata una ragazza incinta che l'aveva presa 3 volte in un mese. Allora cosa facciamo noi per avere tante ragazze? Facciamo tantissima educazione sessuale. Facciamo tra i 3,50 e i 4,50, vediamo tra quasi 400, tra i 400 e i 500 studenti all'anno. Facevamo prima soprattutto nelle scuole superiori, adesso la facciamo nella scuola media perché ci siamo resi conto che quando superano i 14 anni entri più poco nella loro testa con le cose che gli vai a spiegare. E è uno sforzo che tutta l'AIED fa perché... Adesso, negli ultimi tempi, le scuole hanno qualche fondo in più, per cui non ti dico che coprono i costi, ma qualche scuola, qualche contributo ce lo dà. Altrimenti è tutta una cosa che noi facciamo a spese dell'AIED, pagando poco, devo dire, i nostri medici e i nostri psicoterapeuti che vanno nelle scuole. È uno sforzo perché bisogna spostarsi dal consultorio, andare... I corsi sono molto ben organizzati, nel senso che prima diamo un questionario per valutare i desideri dei ragazzi, le cose che gli interessano, le domande
porre già delle domande, poi facciamo, dovremmo fare tre incontri di 2 ore per ogni classe, mai più di una classe. Purtroppo di solito non riusciamo a farne più di due e poi c'è, non vogliamo la presenza degli insegnanti. Perché la presenza degli insegnanti impedisce ai ragazzi di tirare fuori quelli che sono i loro problemi. E questa, secondo me, è una cosa fondamentale, perché a parte le nozioni che gli diamo, e anche non solo di ordine pratico, cioè ci sono le psicoterapeute che parlano di affettività, di rispetto dell'altro, eccetera, eccetera, ma secondo me è anche molto utile insegnargli come si usa un profilattico, perché non tutti lo sanno. Credono di sapere tutto, ma in realtà non lo sanno. Ecco. E però la cosa fondamentale è che durante questi corsi hanno la possibilità di tirar fuori i loro problemi e quindi la presenza degli insegnanti impedirebbe questo. Però poi viene fatta una rendicontazione agli insegnanti anonima, ecco, in cui si racconta come è andato il corso, che problemi sono stati evidenziati, eccetera. Ecco, e credo che l'educazione sessuale dovrebbe diventare una cosa curricolare nelle scuole. Penso che al momento sarà difficile. C'è stata anni fa una cosa molto importante perché c'è stato su direttiva europea, sono state date all'Italia delle direttive sull'educazione sessuale, incentivando a farle diventare curricolari nella scuola. Queste linee guida che l'Europa ha dato sono state rivisitate, adeguate alla situazione italiana da un gruppo di esperti interni ed esterni, cioè c'era dentro il Ministero della Salute, c'era dentro il Ministero dell'Istruzione, in più sono state chiamate il Centro di Sessuologia di Firenze, l'AIED, straordinariamente. Dunque, chi c'era? Ah, sì, anche delle associazioni cattoliche. È stato un lavoro molto lungo di trascrizione di queste guide. La nostra inviata al gruppo ha fatto molta fatica, però era venuto fuori un lavoro molto decente che avrebbe potuto essere introdotto immediatamente nelle scuole. Però naturalmente non si è fatto, già c'è lì. Ecco, già c'è nelle segreterie dei ministeri e io mi domando se in un momento come questo, di decreto 15-20 leggi che ci sono di proposta per l'educazione sessuale che giacciono nei ministeri, in Parlamento anche quelle mai discusse, se questo sia il momento giusto di farlo, perché secondo me scatenerebbe dei problemi e potremmo trovarci anche con una legge che peggiora la situazione invece di migliorarla. Qualcun altro vuol chiedermi qualcosa? Guido. Io più che altro sono, diciamo così, sono stato messo a pensare fortemente dalle cose che tu dicevi, perché molte delle cose che tu hai detto sono formidabilmente importanti, tra cui quegli anni formidabili che sono stati Negli quelli anni che hanno 70, preparato tutto, senza quelli, anche perché è un fatto importante questo, da non dimenticare, non è stato qualcosa che è nato in Italia e solo in Italia, no, no. no? È stato diciamo così, un momento in cui una generazione ha deciso che come andava il mondo non funzionava. E da quello sono successe tutta una serie di cose non indifferenti, tu ce le hai dette, sono le cose che la storia ci ha lasciato. Io adesso mi faccio una domanda, è tragica. Che cosa sta succedendo adesso? È mai possibile che possiamo accettare questo degrado, quest'umanità che si sta scannando dappertutto? Cioè, io leggevo oggi sull'internazionale di quello che sta succedendo a Gaza, la violenza sulle donne. La violenza sulle donne. Io capisco che qualcuno dice, ma c'è stata una violenza in Israele, c'è stato questo, c'è stato Certamente. questo. Io non lo metto neanche in dubbio, ma io dico, io
sono costretto a pensare a tutte le violenze, non solo ad una. Ecco, e questo. E allora, Mercedes, mi trovo un attimo in difficoltà, perché persone come noi, forse se non avessimo gli anni che abbiamo, sarebbero in questo momento da un'altra parte, forse a cercare in una maniera o nell'altra di cambiare un po' le cose. Ma ecco, io su questo capisco che non può essere l'aereo, non può essere, però mi domando perché sta succedendo. Ecco, questa è la seconda cosa che io non riesco a capire. Com'è possibile che le coscienze si siano così degradate da non comprendere che noi siamo in guerra e che noi, come cittadini, pagheremo dei prezzi incredibili per la guerra che stiamo combattendo? Non ci sono le persone che noi conosciamo in guerra, perché non c'è un esercito in cui è cosa, ma ci sono militari che stanno combattendo in varie zone del mondo. E noi non dovremmo combattere, noi dovremmo fare una battaglia civile, ma essenzialmente per che cosa? Per la pace. Ecco, io questo dico. Allora con la pace facciamo anche i figli, cioè in un mondo di pace, in un mondo di... soprattutto perché risparmiamo, perché non dobbiamo spendere soldi per fare i carri armati. Quando ero all'università, noi spesso con Aymar e con altri docenti, sì certo, dicevamo questo: ogni carro armato sono 5 ricercatori universitari. No, no, non penso di rispondere alla domanda che tu hai posto, però mi verrebbe da dire che nessun giornale dice che siamo in guerra, non c'è un giornale che lo dica, e nemmeno la televisione, no? E devo dire che io, che sono sempre stata laica e quindi leggevo l'Unità, leggevo Repubblica, ora trovo notizie interessanti sull'Avvenire, che a volte resto sconcertata, dico: ma possibile? Però loro parlano di guerra, per esempio, e sono pochi a farlo. E come? Così si sente. Quindi una delle risposte è: non c'è più una libera informazione, e questa è un'enorme tragedia, perché dal Corriere alla Repubblica, alla Verità, al Libero, più o meno dicono tutti la stessa cosa, cioè delle menzogne, punto. Niente, le persone non hanno voglia di combattere nemmeno per se stessi. C'è troppo individualismo, e questa è la gravità. L'individualismo, perché è celata sotto la parola, come si dice, la democrazia. Tutto è nato tutto lì, dalla democrazia, perché la democrazia è una parola insidiosa che dice tutto e non dice niente, è ambigua. Ognuno si fa i fatti suoi, la discrezione, questo e quella. Una volta che magari c'era più umanità tra le famiglie, tutte queste cose non succedevano. Adesso, comunque sia, diceva la dottoressa, non so, dottoressa, allora, che il problema dei ragazzi, ma lei non ha citato il problema dei telefonini. I ragazzi si portano i telefonini a scuola e i professori non possono intervenire su questo. Allora io dico, io, gli stati cosa fanno? Quando vogliono loro, vedono anche la pulce nell'orecchio delle persone, quando non vogliono non vedono niente, perché loro sono schiavi delle lobby, loro sono dei venduti, tutti, destra, sinistra, tutti quanti. Il discorso è che la gente non lotta più comunque. Io sono una nonna, poi ho dei figli che comunque sia, il tempo di lottare volendo non ce l'hanno nemmeno, perché sono assorbiti dal lavoro tutto il giorno. Cioè, qui è stata creata una situazione che la gente, da una parte c'è l'egoismo, perché la gente non è più padrona delle proprie vite, perché gliela fanno passare a lavorare con pochi soldi,
quindi pensano a come arrivare alla fine del mese e via discorrendo. I ragazzi sono sempre da soli, perché chi è che si può permettere una donna quando sono piccoli da tenere in casa, eccetera? È tutta una questione di costi, non so, ma chi ci mettiamo in casa? Cioè è tutta una cosa talmente vasta che non si può manco affrontare, ci vorrebbero settimane, mesi. Ma diciamo che... Comunque i giovani genitori cosa fanno per i loro figli? Cioè secondo me fanno poco. Tutti questi telefonini, quelle porcherie che hanno cercato, che hanno messo TikTok, tutte quelle porcherie, ma chi è che li dovrebbe controllare? Okay, i genitori. Sì. Non so se c'è, su tutto questo c'è un fatto, mi sembra che il Secolo, non so se l'hai letto, dice che le donne hanno uno stipendio che è metà di quello dell'uomo. Bisognerebbe partire da questo per cercare di capire come funziona il mondo. Assolutamente. Comunque non sono tanto d'accordo che i genitori non si occupino dei figli, anzi in certi casi c'è una tensione quasi esagerata e forse anche un'amichevolezza esagerata. Per cui i ragazzi di oggi non hanno più, non si possono più confrontare. Per cui è difficile per loro crescere, perché gli viene concesso tutto. E questo? A qualcuno? Certo. Diciamocelo. Scusate, allora, io... Uscirei un po' anch'io dal discorso genitori, perché siamo sempre le solite, c'è sempre la mamma, così mi metto. Io non ho figli e non mi sono sposata, quindi non ho problemi, casomai rimango una figlia. Allora, secondo me, detto tutto quello che diciamo è vero, siamo in un brutto momento, in un brutto posto, però io direi questo, una delle grandi contraddizioni è quanto, diciamo, il mercato del lavoro paga poco e quanto sfrutta. Poi ci saranno anche fasce che sono pagate molto. Io anche qui sono in pensione, quindi sono fuori dalla mischia, sarò tra quelli non mantenuti. Però quella mi sembra una cosa... Io ricordo ancora che tra i tempi dei tempi... Una giornata di lavoro era 8 ore, adesso è un sogno una giornata di lavoro 8 ore, ce ne sono almeno 1 o 2 di spostamento e altre cose. E questi anche, secondo me, sono problemi che impattano molto sulle donne. Poi è vero tutto il resto, però siamo anche una nazione dove prevalentemente per cultura in casa fa la donna, per la maggior parte dei casi. Ripeto, anche qui lo vedo completamente dall'esterno, ma si vede. Allora, detto questo, sì, siamo in un brutto momento. Non darei però la croce addosso necessariamente a nessuno, nel senso, vedrei stipendi bassi e l'altra cosa che vedrei, che a me sembra gravissimo, è la legge 54, perché io sto seguendo la bigenitorialità, per cui la donna che si divide molto spesso e tenta la divisione per colpa del marito, gli vengono portati via i figli con rieducazione nelle case famiglia. Io alcune storie le ho imparate per caso seguendo la Rita Rappisardi, che è una giornalista del Corriere che ci ha fatto un'inchiesta, sono rimasta sconvolta. Quello mi è sembrato un grosso passo indietro, perché quando io ero ragazzina e ci si divideva, cioè, i figli venivano ascoltati e andavano molto spesso dalle madri. Adesso, cioè, il padre, che ha lo stipendio più alto, paga di più, si prende i figli oppure li piazza in casa famiglia. Questo secondo me è stato un grossissimo passo indietro. Beh, insomma, prima di, per l'esperienza che ho avuto io, che non è molta, perché poi noi non ci occupiamo molto, cioè abbiamo anche una consulenza legale
per le donne che ce lo chiedono, però non è proprio il nostro campo, però insomma il fatto che ci sia l'affido condiviso a volte porta problemi perché ci sono poi dei ricatti economici tra uno e l'altro, però penso che sia generalmente un fatto, una cosa favorevole. E il fatto che vengano messi nelle case famiglia è di solito una cosa che fanno i servizi sociali dei comuni, ma in casi in cui veramente la famiglia non viene considerata in grado, di gestire la maternità. È perché il padre avrà fatto una denuncia. E quindi, però, lo so, questo purtroppo certe volte ci sono delle situazioni, però non mi risulta che sia una cosa così diffusa. Ecco, in generale, prima, i magistrati della famiglia, prima di togliere un figlio alla famiglia, ci pensano molto. Non è come succedeva prima, che quando le madri non riuscivano a gestire i figli, li mandavano alla garavente. Vi ricordate cos'era la garavente? Era lo spauracchio di mio padre quando diceva: se vi comportate così vi mando alla garavente, anche a noi femmine che non ci avrebbero mai preso. Ecco. No, però insomma è vero che la vita delle famiglie è difficile. Arrivavano tutti i garaventini con le loro divise, che li guardavamo con timore perché erano tutti dei piccoli delinquenti. Quindi mi ricordo benissimo tutti questi bambini poi che... E c'era il fratello di una mia amica che quando veniva a casa stavamo tutte lontano perché era un delinquente. Pensate, un garaventino. Non me la ricordavo più la garaventa, mi è venuta in mente leggendo la storia delle Brigate Rosse di Luzzatto, perché raccontano la storia di Riccardo Dura. No, niente, che dicevo che non mi ero completamente dimenticata della garaventa in questi anni, che l'hanno chiusa poi abbastanza rapidamente. Ma invece me l'ha fatta ricordare questo bellissimo libro che ha scritto Luzzatto sulla storia delle Brigate Rosse, perché racconta la storia di un bambino mandato alla garaventa dalla madre, che non tollerava più il cattivo carattere, la violenza, e che poi è diventato brigatista. Riccardo, duro, duro. La garaventa da noi a Voghera, Certo, c'era il molto mostro grande, Marengo, mi ricorderò per sempre nella classe scolastica dove venivano messi a sedere quelli che venivano dall'orfanotrofio. Si distinguevano proprio fisicamente, erano sempre gli ultimi banchi e non venivano mai ascoltati. Ero impressionata perché già all'epoca mi rendevo conto di queste differenze. Io venivo da una famiglia modesta, anche se però rispetto a loro ero già privilegiata. Questi bambini arrivavano già tristissimi, vestiti in qualche modo, e diciamo, sembrava che non avessero diritto di parola. Quindi, ma poi però volevo dire una piccola cosa rispetto invece al tema dell'educazione sentimentale. Sì, tanto una battuta, che secondo me, esclusi per esempio, però fino a che gli uomini, mariti, fratelli, figli, non arriveranno a capire che devono in qualche modo riflettere su questi argomenti, mettersi in gioco e farci compagnia in queste cose, cioè non essere sempre a casa. Il mio oggi, se gli avessi detto, se veniva a sentire una cosa di questo tipo, avrebbe detto di no, ma è una persona ottima, adorabile. Però non hanno ancora la sensibilità che sono loro che devono mettersi in gioco per evitare queste cose. Perché quando loro sentono queste cose,
si scandalizzano, rimangono male, io rispondo, però siete voi che dovete maturare. Perché le donne, d'accordo, le donne nel bene o nel male sono dentro questi problemi e hanno una sensibilità emotiva diversa. Ma se gli uomini rimarranno sempre così rotti sul piano emotivo, i miglioramenti saranno sempre difficili. Adesso non è che voglia colpevolizzare la parte maschile, perché io non mi stimo in generale, ma dico, però ho incontrato nella mia vita fortunatamente delle ottime persone, due matrimoni proprio due ottimi, e quindi non mi sto lamentando dei maschi, ma desidererei che fossero nostri compagni veramente tutto, non soltanto analizzassero, perché sono poco presenti. A parte voi, notevolissimi, quindi niente, è una lamentazione sul livello maschile. Che ne dici, Mercedes? Ma ci sono stati dei passi avanti, per esempio nella collaborazione domestica, nel rapporto dei padri con i bambini piccoli. Non so se notate che anni fa non si vedeva mai un padre che spingeva un passeggino, invece da questo mese, ma certo, insomma, non parlare troppo bene dei maschi perché c'è una invenzione là. No, però è vero che c'è ancora un retaggio di patriarcato che porta al fatto che la maggior parte del peso della cura e perciò anche dei figli è scaricata sulla madre. E poi dobbiamo anche renderci conto che adesso ci sono generazioni educate da donne che sono state femministe, che hanno comunque, sono donne diciamo così liberate. E allora ci domandiamo, ma perché i loro figli sono poi violenti? Cosa abbiamo trasmesso? In realtà, secondo me, abbiamo la nostra generazione, diciamo la generazione del 68, non ha trasmesso molto ai figli. Io sono convinta per questo. Allora, non è che sono così convinta di quello che non lo so. Cioè, io penso che molti abbiano fatto il salto della quaglia, cioè siano andati da un'altra parte, e questo è storicamente dimostrato. Ma penso che molte delle famiglie che sono rimaste, che si sono costruite dopo quegli anni, siano famiglie estremamente robuste da questo punto di vista, almeno per quello che è la mia capacità. No, parlavo più del fatto che le donne, le femministe, comunque, insomma, le donne anche non femministe in qualche modo sono cambiate in questi anni, però poi hanno educato dei figli maschi, non tutti, che tendono invece a riprodurre. Sì, noi eravamo educati da cattoliche, certo. Donne che dicevano non lo fa per piacere mio ma per far piacere a Dio, quindi c'era una certa differenza della nostra generazione. Assolutamente, però ci sono ancora ragazzi che dicono queste cose le devono fare le donne, questo certo. Noi non lo facciamo, eccetera. Potevamo pensare che in tanti anni queste cose fossero cambiate di più, ma io non sono così pessimista. Tu pensi che cambieranno anche i maschi? Ma sicuro. Beh, ma chiudiamo. Grazie mille a tutte e a tutti e a Mercedes. Anche perché se andiamo a casa ci vediamo la televisione, cominciamo a vedere. No, è stata una ragazzina che abbiamo imparato.